Parliamo ora di testamento biologico. I radicali e l'associazione Luca Coscioni si sono attivati con una raccolta firme su tutto il territorio nazionale al fine di rendere legale l'eutanasia. Ce ne parla Alice Bragantini. L'eutanasia è un fenomeno che esiste in Italia come in tutto il mondo, l'eutanasia clandestina però, perché la proibizione delle scelte individuali fa sì che poi la gente si debba arrangiare. Noi come radicali dell'associazione Luca Coscioni ci battiamo e stiamo raccogliendo le firme su una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia, cioè perché ciascuno sia libero di scegliere fino alla fine, responsabile delle proprie scelte, invece che dover subire le scelte imposte da altri, dallo Stato, non importa da chi. Associazione Luca Coscioni e Radicali Italiani Uniti per sostenere la battaglia per un'eutanasia legale. E ancora una volta i banchetti nelle piazze hanno visto un'affluenza molto elevata di chi ha scelto di sostenere il testamento biologico e l'eutanasia. A nord-est i sondaggi dicono che quasi il 70% dei cittadini è favorevole, ma non sono solo i numeri a dirlo, sono soprattutto le parole ed il vissuto delle persone a confermare quanto si è radicata la volontà di poter scegliere per se stessi come essere curati. L'obiettivo è quello di raggiungere le 50.000 firme, il primo passo per arrivare ad una legge che impedisca ad altri di decidere per noi sulla nostra vita. C'è una grande attenzione da parte dell'opinione pubblica e i cittadini di Padova, come abbiamo aperto il tavolo, sono subito arrivati a firmare perché le persone vogliono scegliere. Noi nel giro di un'ora abbiamo raccolto già un centinaio di firme, quindi è questo il dato di fatto, poter scegliere della propria vita, della propria morte, gli ultimi giorni istanti della propria vita. Questo è il concetto che vogliamo poter portare all'opinione pubblica e soprattutto una battaglia di civiltà all'interno delle aule parlamentari, in modo che questo governo si decida a discutere di questa legge sul testamento biologico e sull'eutanasia, equiparandosi a tutte le altre nazioni europee dove avviene già.